Salve a tutti, io sono Octi di Pura Fibra Italiana e in questo video vedremo chiaramente i top bug di Fortnite che ci sono stati dall'epoca di quando Fortnite è stato rilasciato fino ad ora. Non vi voglio far perdere altro tempo e andiamo subito al video, ma prima vi chiedo una cosa semplicissima: andate nello shop di Fortnite, cliccate su supporto a un creatore e scrivete Octi PFI per supportarmi, una cosa che a voi non richiede assolutamente nulla, non ci perdete assolutamente nulla e mi dà una grande mano. Detto ciò, andiamo subito al video, ciao! Scommetto che tutti voi giocate a Fortnite, o perlomeno lo seguite se siete in questo video. Era da tantissimo che non facevo questa intro. Nel corso di Fortnite ci sono stati vari bug strani che hanno segnato le esperienze di molti giocatori. Molti di questi erano disponibili per pochissimo tempo, proprio perché la Epic li correggeva abbastanza in fretta, a volte. Altre volte invece venivano corretti molto dopo e quindi i giocatori chiaramente creavano fastidi. Non avete idea di quante partite ho perso per bug di questo genere qua, soprattutto di un bug famosissimo, molto vecchio, ma che scommetto che tutti voi conoscete. Alcuni di voi potrebbero non aver mai sentito o visto questi bug, perché comunque alcuni sono veramente vecchi, ma coloro di voi che hanno vissuto i bug in prima persona sanno di quello di cui sto parlando. Ma ora direi di cominciare. Il bug dei 5 in lobby. Questo è un bug che non avevo mai visto da nessuna parte e ci siamo riusciti a farlo io e Zu in una live dove giocavamo con voi iscritti. Diciamo che mentre stavamo in lobby noi due avevamo due posti disponibili. Il problema è che rendendo la lobby pubblica tre persone hanno provato a entrare contemporaneamente all'interno della lobby e bam, ci siamo trovati in 5 nella lobby. Siccome avevamo inserito quella clip in un vecchio video, tantissimi di voi ci hanno chiesto ma come si fa, ma come si fa, ma come si fa. Beh, è comunque una cosa inutile, anche perché a parte che non sappiamo come si fa perché è stato a caso, ma dopo quando cercavamo di cliccare su gioca tutti e 5, in ogni caso ci diceva il numero di persone non è adatto alla modalità in uso e quindi in pratica non potevi fare pronto, uno doveva uscire. Vi lascio comunque la clip che dimostra dei 5 in una lobby dove cerchiamo di capire che cosa era successo. Beh, questa partita ormai la facciamo, la prossima lo facciamo entrare. CPD come ti chiami sulla play? Vabbè che mi sente. Facciamo pronto, la prossima sicuramente giochiamo con te. Oh CPD, dai, chiamate tutti i CPD, iscriviti i CPD tutti in chat. Il bug del piccone in aria. Questo è stato un bug della stagione 4, rimosso dopo un po' dalla Epic perché, cavolo, dava un fastidio enorme e consisteva nel fatto che l'omino perdeva il piccone di tanto in tanto a mezz'aria, cioè il piccone rimaneva sospeso e se l'omino non aveva armi iniziava a girare senza armi. Il problema era che questo bug era facilmente risolvibile se avevamo già un'altra arma oltre il piccone, quindi bastava cambiare arma e poi si risolveva tutto. Ma se non avevate un'arma iniziavate a girare senza armi, senza piccone, non potevate più prendere armi, era un bug assurdo. E mi ricordo che anche a Stepney era successo in un video. E se anche voi avete sperimentato questo bug, scrivetemelo nei commenti. Ma ora vediamo una clip del bug. L'ho cacciato a suon di picconate, sto finocchio. Sto laggando. Vecchio, non ho armi. Ma sto laggando, vecchio. Sto correndo senza piccone. Vecchio, scusami. Il bug dei pochi in partita. Tantissima gente si lamenta del fatto che certi posti della mappa di Fortnite sono pieni di gente. Tra questi pinnacoli pendenti, chiaramente, ma anche Parco Pacifico, Corso Commercio e altri posti. Ma immaginatevi di buttarvi in una partita dove già dall'inizio ci sono solo 5 giocatori. Questo è successo a Milky Milliken, che in una partita normale, quindi non server privato, è entrato in una lobby con solo 5 giocatori e aveva pinnacoli tutta per lui, chiaramente. Questo perché un bug aveva fatto pensare al gioco che la lobby era piena, quando in realtà c'erano solo 5 giocatori al posto di 100. Perciò, quando poi sono partiti, c'erano solo 5 persone rimaste. So, me and Cameron, we just went to a game of Fortnite, and look, we're not even joking, look how big the circle is. 5 people. Only 5 people. There's only 13 when the game started, everyone left, and there's 5 people now. Guys, I don't know if this is first in the world or something, but I'm sorry you can't hear Cameron. Yes, dude.
Awesome. Il bug dell'isola per partita era un bug dove la gente, una volta che era in quest'isola qua, quando poi la partita iniziava, quindi bisognava andare tutti sul bus eccetera eccetera, no, si rimaneva sull'isola e quindi si vagava lì all'infinito, bisognava fare abbandona partita, uscire dalla lobby e rientrare. Però una volta, era una cosa che succedeva spessissimo ai primi tempi chiaramente dello spopolamento di Fortnite, che quindi magari c'erano dei problemi col server, dava veramente fastidio, ve lo dico perché capitava spesso. A voi la clip. Oh, che bello quando si parte qua. Dai, oh. Ma tu non ti sei buttato? Ma dove sei? Un attimo che vinco la partita, poi ci sono. No, ti ha disconnesso. Questo è un bug che c'è ancora adesso e che mi dà fastidiosissimo. Fastidiosissimo. Ci capita tante volte a coppia o squadra di buttare giù qualche nemico della squadra avversaria. Allora, un po' per vendetta, un po' perché siamo davvero cattivi dentro, vogliamo subito eliminarlo e rubargli il loot, anche per non farlo più giocare con i suoi amici. Tuttavia, subito dopo che l'abbiamo buttato a terra, non succede niente, non gli facciamo danni per i primi 1, 2 o addirittura 3 colpi. E questa è una cosa veramente fastidiosa che succede ancora adesso. Quante volte vi capita di sparare, infatti, a uno che avete appena buttato a terra senza fargli il minimo danno, cioè che dovete sparargli veramente tante tante volte e di solito i primi colpi non vanno a segno, è come se non lo toccaste neanche. E poi diciamocelo, in quei momenti di frenesia dove si è a squadre, tutti si combattono uno contro l'altro, non è che puoi sparare 8 colpi di fucile a pompa a questo tipo per sto bug e questo non muore, perché intanto i compagni vengono a ucciderti 1000 volte. Scommetto che questo bug lo avete riscontrato tutti e scommetto che vi dà fastidio, fatemelo sapere nei commenti. Ma ora vediamo nella clip dove, dopo averlo buttato giù il nemico, gli devo sparare ben 3 colpi col fucile a pompa prima di ucciderlo. La cosa strana è che il primo colpo era anche un headshot, quindi doveva ucciderlo subito, e invece niente. Eccolo là, nel camion. Sì. Non è lui, non è il compagno. Oh, arriviamo nella top 2. Questo bug era un bug odiosissimo, odiosissimo. C'è stato un periodo molto vicino all'aggiunta di pinnacoli pendenti, se non sbaglio, comunque season 3, dove le armi non ricaricavano. Quindi in pratica tu sparavi, facevi per ricaricare, l'omino faceva l'animazione, ma l'arma non veniva ricaricata all'infinito. Quindi praticamente non riuscivi a ricaricare delle armi, dovevi cambiare arma, ritornare a quella di prima. Chiaramente però, mentre sei nella frenesia di un fight o queste cose qua, non è che te lo ricordi. Quindi tu, vedendo l'animazione dell'omino, pensi: cavolo, l'arma è ricaricata. E invece no. Purtroppo di questa roba non ho la clip. Però scommetto, e scrivetemelo nei commenti se è così, che tanti di voi se lo ricordano. Voi ricaricavate l'arma, l'omino faceva l'animazione e non veniva calcolata la ricarica. Quindi voi eravate convinti di avere le armi ricaricate, invece no. Questo bug è stato odioso. Ho perso tantissime partite per sta roba, perché uno può controllare quanto vuole, ma mentre sei nel bel mezzo del fight, se ti si bugga l'arma e tu pensi di star ricaricando, invece no, proprio quando siete faccia a faccia con i fucili a pompa, è la fine. E al tempo i fucili a pompa erano fortissimi, si usavano solo quelli da distanza ravvicinata, non esisteva la P90 e tutte quelle mitragliette OP, le mitragliette facevano un pochino schifo al tempo. Era un bug mortale, odioso. Non ho la clip, ma scommetto che lo sapete. E per finire, il bug delle stelle del pass battaglia. Oh sì, era chiaro, è stata anche l'ispirazione di questo video. Bug successo pochissimi giorni fa, io l'ho fatto in prima persona senza rendermene conto. Praticamente questo bug riguardava le missioni di Halloween per sbloccare il deltaplano, quello lì della locomotiva, insomma. E il bello è che questo bug in pratica consisteva nel fatto che, una volta completata la prima missione, che ti dava normalmente 5 stelle, le altre te ne davano 150 e 200. In questo modo completi il pass battaglia in un attimo. Ma la cosa strana è che io, quando l'ho fatta completamente a caso, cioè l'obiettivo era buttarsi a Lande e poi a Montagnole Maledette, e io l'ho fatta completamente a caso. In una partita mi sono buttato a Lande e quando ho finito la partita, dopo 2 kill e sono morto subito perché mi ha attaccato un terzo e non avevo più munizioni, era l'inizio partita, bam, esco dalla partita a 15 livelli. Ho detto: ma che cosa sta succedendo? Ma che cavolo? Ho fatto subito delle storie su Instagram perché veramente mi sembrava strano. Ho detto: cavolo, l'Epic Games è buggata, giochiamo tutti che saliamo di livello a caso. Dopodiché, seconda partita, completamente a caso mi butto Montagnole Maledette, altri 20 livelli. Non credevo ai miei occhi.
ho messo di nuovo una foto su Instagram, mi avete detto tutti, guarda che è il bug delle stelle della missione, l'ho capito, assurdo, l'Epic Games l'ha corretto dopo poco tempo, chiaramente un bug del genere è qualcosa di devastante, per fortuna chi ha ottenuto tutte le cose non le ha perse e mi sembra anche giusto, perché era un errore loro, non è che possono toglierci le cose se loro sbagliano. Però è stato un bug veramente, veramente figo, e scrivetemi nei commenti se siete riusciti a completare il pass battaglia subito oppure no. E niente, questi erano i video dei top bug, diciamo, di Fortnite del tempo. Ditemi voi se mi sono dimenticato qualcosa. Grazie mille per la visione del video, condividetelo con i vostri amici, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, e anche nelle live che faccio ogni giorno. Ciao!